Bonsoir Tulemone, benvenuti al nostro nuovo incontro tutti i giorni alle ore 19. Ma Marti, come fai a dedicare tanto tempo per noi? Perché vi amo tanto, vi amo perché me lo ha comandato la Bibbia. Ama il prossimo come te stesso, per quello per forza ti devo amare. E allora lo devo dimostrare con dei fatti. Non lo fai per forza. Lo faccio per forza, per forza, sì. Come potete sentire abbiamo chi? Pasquale! Garantisco che non lo fai per forza, è puro amore. Ah, I love you. Ah, signora, don't cry for me, Argentina. E come sempre abbiamo anche la sorella di Pasquale con noi, che ciao quella lì, ciao. E che tanto tanto amata, la vogliamo tanto bene, prima o poi li faremo fare uno studio. Comunque c'è qualcosa da dire, Pasquale? Qualche cosa bella? I miei occhiali, no, i nuovi, mi hanno preso degli occhiali anche nuovi. Gli occhiali li abbiamo, no, non li abbiamo presi, sono di là, me li hanno presi i bambini. Beh. No, sono ancora scioccato positivamente dall'esperienza in auto che oggi abbiamo fatto. Una cosa incredibile, mai in vita mia. Ragazzi, è un attaccato a sedile. No, dobbiamo raccontare, siamo andati a Bossa con il nostro caro Jonathan Fama, che è uno dei nostri studenti molto in gamba, scusate. Lui ha lavorato per il consolato di, scusate che c'è, l'ambasciata di Lussemburgo, uh-huh. Come chef, e ha aperto il suo ristorante lì a Lussemburgo, che Dio l'ha benedetto in modi veramente eccezionali. Ha messo in pratica dei principi biblici che le hanno aperto la mente, e adesso ha uno dei ristoranti top italiano a Lussemburgo, e si è comprato, grazie alla benedizione di Dio, un gioiellino. È una cosa incredibile, una Tesla che l'ha guidata per andare a Bossa e tornare, e tu acceleri quella macchina, fa più di 100 km in 3 secondi. È come andare alle montagne russe. Tu schiacci l'acceleratore, letteralmente fa vroom! Cioè, senti il sangue che ti va dentro, come se fosse
È una cosa, guarda, non ho mai fatto un'esperienza di quel tipo in vita mia. Guarda, incredibile. Gli avevo comprato il parrucchino nuovo e me l'ha fatto perdere. L'ho perso, è volato. Belli, fluidi, ma... Comunque, mi è piaciuto molto perché ha, in tutte le cose che ha, computerizzata, c'è la macchinina per fare far pensare a uno che è seduto dietro che gli è scappata una scorreggia. Veramente, guarda, sono una cosa strepitosa. La cosa che più mi è piaciuto di quella macchina era quella macchina delle... Vabbè, comunque, niente, non è molto elegante, ma scusate, dovevamo condividerlo. Questa è la parte dei bambini. Comunque, adesso sì, andiamo e torniamo seri, come sempre, torniamo seri, perché noi siamo persone serie, tu siamo persone serie. Comunque, annunci velocemente, venerdì 20 e 30 comincia il corso di guarigione e liberazione, c'è l'introduzione al corso di guarigione e liberazione, e poi il prossimo weekend abbiamo a Catania, dal 4-5-6 l'apertura del corso di formazione la presentazione ce l'avevamo fatta fino al 15, ma a motivo della quantità di richieste ci siamo dati da fare per trovare dei bed and breakfast intorno. È una sala di 500 per 500 persone, per cui c'è un evento strepitoso e il diavolo sta tremando a Catania, e il diavolo e i suoi discepoli stanno tremando a Catania. Comunque, questi sono gli annunci, e poi sapete che abbiamo questa come si toglie questo? Ecco, abbiamo le domande e risposte dei nostri cari amici di Facebook, e ogni tanto scegliamo delle domande e risposte, e abbiamo Dino Cita, il quale ci fa una domanda riguardo a che lui ha delle grandi perplessità, che l'uomo è nato da Adamo ed Eva, ma lui pensa che l'uomo è nato dalle scimmie. Ci ha mandato una foto, mandiamo la foto di Dino Cita. Sì. No. Mandiamo la foto, eccolo qui, e lui facciamo un piano completo, eccolo lì. È il nostro Dino che fa la domanda, che ha dei grossi dubbi che noi veniamo da Adamo ed Eva, ma lui crede che noi nasciamo delle scimmie. Ora, guarda, soltanto io ho da risponderti con la scienza alla tua domanda, Dino Cita. Senti, noi utilizziamo il 5% del cervello. Questo ci fa capire che noi non siamo evoluti, ma siamo regrediti. Infatti, l'uomo, a motivo del peccato, è regredito. E spero sia contenta il signor Cita, il cittadino. E Alfredo Frigo che dice: come riesco a uscire da una situazione dove mi sento schiacciato? Questo Alfredo Frigo che ha mandato la sua foto, la possiamo vedere. Alfredo Frigo, eccolo qui. Si sente più schiacciato dalla vita e non sa come uscirne. Ora, un consiglio pratico per il nostro caro Alfredo Frigo, quando c'è una porta di vetro, è un consiglio pratico, Alfredo, non andare in fretta, perché altrimenti non vedi le porte di vetro che si possono trovare nella vita. È schifo. Sto vedendo la foto di Alfredo. Che si sente schiacciato della vita. Comunque, speriamo che questi nostri consigli pratici riescano a poter soddisfare, permettervi di vivere delle esperienze di liberazione nella vostra vita. E adesso sì, passiamo alla parola di Dio, perché non vogliamo più depilare i babuini, i cinghiali, perché siamo in Sardegna, i cinghiali, non i babuini. E passiamo alla parola di Dio, riprendiamo con lo studio di ieri, e il titolo dello studio che stiamo vedendo è
No, non è quello, non è questo, non è questo. Abbiamo qualche problema con la regia, eccolo qua. Come cambiare le conseguenze delle nostre azioni? Come cambiare le conseguenze delle nostre azioni? Questa è la seconda parte di quello che abbiamo visto ieri e riprendiamo un po' il discorso partendo dal nostro versetto dal quale nasce questo studio. Facciamo un combine in Matteo capitolo 7 versetto 12, che dice: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Allora, la legge e i profeti si riassume in: quello che tu vuoi che sia fatto a te, fallo agli altri. La fine della legge dei profeti è l'amore, l'adempimento della legge è l'amore, dice Gesù Cristo. Per quello i due comandamenti più importanti, che sono l'adempimento della legge dei profeti, sono: ama Dio come con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, e ama il prossimo come te stesso. Ma abbiamo visto che la legge dei profeti si basa in: fai agli altri quello che tu vuoi che sia fatto. Perché quando tu fai agli altri quello che tu vuoi che sia fatto, sussegue una conseguenza delle tue azioni. E abbiamo visto la definizione, passiamo velocemente alla definizione per comprendere questo concetto. Le conseguenze sono le reazioni successive a un avvenimento. Vuol dire questo, che se io faccio agli altri quello che io che voglio che sia fatto a me, come conseguenza io otterrò quello che chiedo. Ricordatevi che il contesto di Matteo capitolo 7 versetto 12 è: chi è il padre buono che se voi siete genitori cattivi, che sapete dare buone cose ai vostri figli, perché chi è il padre che uno chiede un pesce e gli dà uno scorpione, o chiede un pane e gli dà una pietra? E voi che essendo genitori cattivi potete dare buone cose, quanto in più il padre vi darà a voi quello che chiederete, punto di domanda. E poi aggiunge: quello che fate alle altre, quello che volete essere fatto. Vuol dire che se tu vuoi che questo principio, che Dio veramente ti dia quello che tu chiedi, devi imparare per adempiere la legge dei profeti a riempirti del primo amore e a comprendere che quello che tu farai alle altre è quello che sarà fatto. Come tu tratti alle altre, tu sarai fatto. E abbiamo anche visto ieri in questa lezione come parla del discorso del regno di Dio, se era simile a uno che aveva delle persone che avevano dei debiti, viene questo con un grandissimo debito e lui che cosa fa? Li cancella tutto mosso a compassione, ma poi esce questo che viene perdonato e cancellato tutto, che è stata un'azione, un intervento soprannaturale di Dio, perché lui si meritava veramente finire male, ma Dio mosso a compassione toglie le conseguenze delle sue azioni, perché se era tutto indebitato è a motivo delle azioni che lui ha fatto. Allora ricordati, Dio non è il genio della lampada. È vero che ci sono quei predicatori che dicono: sì, perché come quello apostolo che ha detto e nel 2020 ci sarà l'anno della salute, benvenuto coronavirus, bella profezia che ha dato. Sì, e poi è quello che dice che 100 pastori sono morti perché non sono entrati sotto la sua copertura. Sì, Signore, abbia pietà di noi. Comunque, ritornando al discorso, cosa stavo dicendo? Ho perso il filo, vedi, perdo il tempo con gente che non si merita. Stai parlando di fare agli altri quello che vogliono fare a te. Ecco, che le viene cancellato assolutamente tutto il debito a questa persona, e quando esce si trova con uno che aveva un debito molto piccolo, e al posto di avere lo stesso beneficio che lui ha avuto, darlo agli altri, lui reagisce in un modo, nel modo che lui doveva essere trattato. Non ebbe la compassione che ha ricevuto, e come conseguenza gli viene ridata la punizione che si meritava. Vuol dire che lui ha perso quella benedizione per il modo di agire. E ora sappi che quando tu ne combini qualcosa, Dio è pronto a perdonarti, ma il perdono sarà determinato di come tu agirai verso gli altri. Te lo spiego con un passo della Bibbia. Lo abbiamo visto già, come vi ho detto prima, in Matteo 18, 21 in avanti, ma ve lo faccio vedere con un passo in 2 Samuele capitolo 12, versetto 1, che dice: questo, il contesto qual è? È Davide, il quale commette adulterio,
va a letto con la moglie di Uria Litita, una delle motivazioni per le quali lui giustifica la situazione era il fatto che lui non era un ebreo, era un itita, non era parte del popolo di Israele, ma era un itita. Ma questo Uria Litita era uno dei suoi 30 eroi, grazie al quale Dio lo ha fatto diventare re. Ma di fronte a vedere la moglie che faceva il bagno nuda vicino, quando lui al posto di andare a combattere passeggiava nella sera per le mura, e vede questa donna, la desidera. Sì, da un lato questa donna che cosa faceva il bagno, a fare il bagno nuda, punto di domanda. Dall'altro lato comunque lui si lascia sedurre della concupiscenza, trova la giustificazione per commettere quei peccati e la lascia incinta. E poi, le storie la conoscete, lui manda a uccidere Uria Litita. E quando lui pensava che era tutto sistemato, che ormai ce l'ho fatta, l'adulterio non lo conoscerà nessuno, la Bibbia dice che tutto viene alla luce. Prima o poi tutto viene alla luce. Per quello sistema le scheletri che hai dentro l'armadio, prima che venga la luce e la cosa sia grave. Perché tutto ha una conseguenza, non pensare che puoi nascondere i tuoi peccati. Dio è un Dio d'amore, è pronto a perdonarti, ma chi confessa i peccati e li abbandona ottiene misericordia, ma chi li copre non prospera. E molte persone si trovano in una situazione di non prosperità divina per il semplice fatto che nascondono o giustificano le loro colpe. Senti, Dio, Cristo è venuto per perdonare i nostri peccati. Che cosa aspetti? Perché non corri verso la misericordia di Dio e abbandoni tutto quello? Lui ti darà la forza. Ma comunque nel caso di Davide lui pensava che tutto era sistemato e a un certo punto Dio manda il profeta Natan. E notate quello che succede. Natan, e poi l'Eterno mandò a Davide Natan. Natan andò da lui e gli disse: vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva un gran numero di gregge e mandre, ma il povero non aveva nulla se non una piccola agnella che egli aveva comprato e nutrito, e si era cresciuta insieme a lui e ai suoi figli, mangiando il suo cibo, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Nota, ora lui gli sta dando un'opportunità, perché la compassione di Dio si attive e che le conseguenze delle sue azioni non arrivino a destinazione, perché una conseguenza è il risultato di un'azione. E non perché viviamo nella grazia, non pensare che sì, tu puoi utilizzare le prediche della grazia, i predicatori low cost che ti grattano il prurito delle orecchie in queste prediche anacquate. No, allora non confondetemi, ragazzi. Io credo nella grazia, vivo nella grazia, ma la grazia mi insegna a camminare in santità. La grazia non è la giustificazione per vivere in peccato. La grazia ti spinge, ti insegna. La legge ti dice di fare, la grazia ti insegna a fare. Per quello la grazia è fondamentale, ma quando alcuni approfittano e utilizzano questa predica della grazia perché piace alla gente, al posto di predicare tutta la parola di Dio, c'è un piccolo problema. E infatti, non pensare perché siamo nella grazia e Dio ha cancellato i peccati, le azioni non avranno una conseguenza. Perché non perché sono nella grazia posso dare un calcio nel sedere a un poliziotto. Perché ti posso garantire che se tu gli dai un calcio a un poliziotto nel sedere e poi gli dice: mi hanno detto che sono sotto la grazia, Dio non mi condanna. Sì, Dio non ti condanna, ma non so come la prendere il poliziotto. Per quello non utilizziamo la grazia come libertinaggio. Sappi che un'azione porta una conseguenza. In questo caso l'adulterio di Davide stava per portare una conseguenza, ma Dio gli vuole dare un'opportunità. E ad un certo punto arriva il profeta e gli racconta un'istoria. Un uomo ricco e un uomo povero. Il povero aveva solo un'anellina e dice: un viandante giunse a casa dell'uomo ricco, questo rifiutò di prendere dal suo gregge e dalla sua mandria per prendere da mangiare al viandante giunto da lui, ma prese l'agnella di quel povero e la fece preparare per l'uomo venuto da lui. Nota l'azione. Ora, ricordati che adesso in questo momento accadrà qualcosa che lo farà fare un giudizio, il quale bloccherà la misericordia di Dio riguardo a quello che lui si meritava, alle conseguenze delle sue azioni. Se lui avrebbe agito in un modo diverso, le conseguenze delle sue azioni potevano essere fermate.
Ma nota come lui reagisce. Lui sente questo e a un certo punto dice: allora l'ira di Dio si accese grandemente contro quell'uomo e disse Natan: come è vero che l'Eterno vivi, colui che ha fatto questo merita la morte. Ora, ricorda questo principio: le tue parole ti giustificano o le tue parole ti condannano? Le tue parole ti giustificano o le tue parole ti condannano? Cristo ci ha giustificato, sì è vero, ci ha lavato dei nostri peccati, ma il modo in cui tu parli determinerà quello che accadrà sulla tua vita. Lui al posto di avere compassione, allora ricordati che Dio lo manda al profeta, non le dice tu hai peccato, gli dà un'opportunità. Dio ti darà sempre un'opportunità per sistemare le conseguenze delle tue azioni. E se stai guardando questo video, questa diretta, e ci sarà forse che Dio ti sta cercando di parlare? Sarà forse che ti sta cercando di parlare? Ora, sei in tempo, Dio è un Dio di misericordia, Dio è un Dio di grazia, ma dall'altro lato noi dobbiamo arrenderci a Lui e portare alla luce i nostri sbagli. Se hai bisogno di un'amministrazione, contattaci in privato, puoi chiamare benissimo a Pasquale. Sento che c'è qualcuno che si trova in una situazione, Dio ti sta parlando in questo momento, puoi chiamare a Pasquale per fare un'amministrazione e spezzare questi legami di peccato nella tua vita al 329-1748-772. Chiama Pasquale e fissa un appuntamento per fare un'amministrazione affinché ti possiamo aiutare per uscire da quel laccio del diavolo nel quale tu ti trovi. E ora, nota che lui dice, lui è degno di morte. Dio gli stava dando un'opportunità, Dio di compassione gli stava dando un'opportunità e lui a questo punto si arrabbia e dà una condanna a una persona che aveva fatto molto di meno di quello che lui aveva fatto. Ehi, questo qui aveva preso questa anelina di questo uomo povero che con tanta fatica l'aveva comprato e l'aveva dato da mangiare a uno che passava. E non è che aveva ucciso qualcosa, aveva fatto un atto di cattiveria, ma non è che aveva ucciso... ha commesso adulterio con la moglie del povero e poi ucciso al povero, ma è Dio che sta cercando di farlo tornare in se stesso, di evitare le conseguenze delle sue azioni. Egli pagherà 4 volte il valore dell'agnello. Ora, notate che questo è interessante, lui decreta quello che è scritto nella legge, vuol dire che in questo momento l'unzione che era su Davide si attiva, perché l'unzione è per predicare e l'unzione prende la parola e la porta alla luce, non perché uno è unto vuol dire che è integro davanti a Dio. Allò? Non perché sei unto sei integro davanti a Dio. Saul era unto e la fine che fece è molto brutta. Saul parla male di Davide, a quei tempi Davide era uno dei suoi leader, chiamiamolo così. Saul faceva l'apostolo e l'apostolo parla male dell'autorità delegata di un responsabile della sua comunità carnalmente. E da lì comincia a discendere tutta la chiamata di Saul fino a finire con l'uccisione. Per quello non farti intimidire di questi apostoli quando ti minacciano con stai attento a lasciare la chiesa o uscire dalla nostra copertura spirituale perché qualcosa di brutto ti accadrà. Non ti accadrà niente di brutto, no? Stai tranquillo perché il tuo rifugio è il Signore e se tu confidi nel Signore Dio porterà alla luce. Non fare giustizia al Signore a partire dalla vendetta, compresi le unti e gli apostoli che cercano di approfittare delle pecore del Signore. Comunque, ritornando a noi, nota che l'unto Davide tira fuori per mezzo dell'unzione quello che era scritto nella legge che doveva fare colui che faceva una cosa del genere e dice: egli pagherà 4 volte il valore dell'agnello per aver fatto una tale cosa e non aver avuto pietà, cosa che lui non ha avuto. Nota come lo sta giudicando. Ora, Dio stava cercando di evitare che accadesse su di lui la conseguenza delle sue azioni e manda il profeta, non dandogli una condanna, tu hai peccato, adesso morirà tuo figlio, il figlio della donna che hai lasciato incinta, che era la moglie di Uria, l'itita, ma gli manda una storia che permette di dare un'opportunità. Ed è Davide che si chiude le porte. È Davide che si chiude le porte da solo. Allora Natan dice a Davide: tu sei quell'uomo, così dice l'Eterno. Io ti ho unto re e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa di tuo signore, ho messo nelle tue braccia le donne del tuo signore. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda. E se questo, quando ho letto questo, io ho detto: Signore, questo mi fa capire che quello che tu vuoi dare viene determinato da noi e non da te. Guarda questo.
E se questo, lo mettiamolo con blu che è più bello, e se questo, e se questo era troppo poco, ti avrei dato molte, no, molte altre cose, molte, cioè gli elenca tutto quello che Dio ha fatto per lui, che era tantissimo, e dice: se questo per te era poco, ti avrei dato molto di più. Ti rendi conto che noi siamo a limitare quello che Dio fa nella nostra vita? Che la nostra mente povera, che non riesce a comprendere che Dio è il padrone dell'oro e dell'argento, che se noi siamo sensibili alla voce di Dio, le mettiamo in pratica quello che Lui ci dice nel luogo segreto, il risultato sarà che Dio ci porterà a luoghi che non ci possiamo immaginare? Perché dunque hai disprezzato la parola dell'Eterno facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto morire con la spada Uria, l'Iteo, l'Itita, hai preso per moglie sua moglie e l'hai ucciso con la spada dei figli di Amon. Or dunque la spada non si allontanerà mai della tua casa, perché tu hai disprezzato e hai preso la moglie di Uria, l'Itita, per essere tua moglie. Ora nota che dice: tu raccoglierai quello che hai seminato. Ora, c'è stata l'opportunità dove lui poteva evitare questo. Tu che ti trovi in quelle situazioni di adulterio, di peccato, che stai rubando, che ti trovi in quelle situazioni dove sì, Dio ti ha perdonato, ma ogni azione porta una conseguenza. Sappi che Dio ti vuole liberare di quelle azioni, di quelle conseguenze, che sono semplicemente il risultato delle azioni. Non, ci sono azioni che io faccio oggi, che con una miccia, io faccio un'azione, accendo una miccia di una bomba che esploderà da qui a una settimana, a un mese, tre mesi, quattro mesi, il prossimo anno. Ma se io ascolto Dio e so attingere della sua misericordia, quella meccia viene spenta e la conseguenza delle tue azioni non si adempie. Questa è la misericordia di Dio. Dio non ti manda le cose brutte. Nel giorno del bene gioisce, nel giorno del male rifletti. Perché ti sta accadendo quello che sta accadendo? Allora, non dobbiamo cadere nello sbaglio della donna... quella donna dove viene mandato Elia, la vedova, la quale pensa che la morte del figlio era con essa, con i suoi peccati del passato. No, il figlio è morto perché lei ha proclamato e ha parlato male. Non era il risultato dei suoi peccati, era l'azione. Lei ha detto: non ho niente. Quando il profeta le chiede a mangiare, le dice: ho solo un po' di farina e olio che mangeremo e poi moriremo. Lo aveva già decretato, e vita morte nel potere della lingua. Ma quello che lei doveva chiedere perdono è per il decreto che aveva fatto. Ha senso? In questo caso il decreto che Davide fa, che fa sì che quello che si meritava arrivi alla sua vita. Perché quello che seminiamo raccogliamo. Grazie a sì o grazie a no. Ora, così dice l'Eterno: io farò venire contro di te la sciagura. Queste sono le azioni, i risultati delle sue scelte. Ricorda questo. La sciagura della tua stessa casa, prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro che si unirà con loro in pieno giorno. E questo è quello che fa suo figlio, come si chiamava Pasqua? Che? Roboam, no, il figlio di Davide, quello che era il più bello, Absalom, bravissimo, Absalom. Sì. E dice: allora Davide disse a Natan: ho peccato contro l'Eterno. Cioè lui si ravvede, dice: ho peccato contro l'Eterno. E Natale rispose e dice: l'Eterno ha rimosso il tuo peccato. Ha rimosso. Come Cristo ha cancellato il nostro peccato, tu lo hai confessato, Dio lo ha rimosso. E tu non morirai, gli dice. Il giudizio che tu hai dato non accadrà su di te. Tuttavia, poiché facendo questo tu hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. E così fu che questo figlio morì. E sappiamo, alla luce del Nuovo Testamento, che è venuto a rubare, uccidere e distruggere, è Satana. E ora nota che il nemico vuole delle occasioni per bestemmiare. Vuole delle occasioni per bestemmiare. Mio Dio, fare delle cose che non vengono guidate da Dio e permettere a quelli del mondo di bestemmiare per le mie azioni che non sono guidate da Dio. Può essere un peccato, può essere cercare di fare le cose come le fa il mondo. E come risultato vedi il mondo che bestemmia. Il mondo, la chiesa all'inizio godeva il favore del mondo. I peccatori correvano verso Cristo. Perché oggi non corrono verso la chiesa? Sarà forse che non siamo guidati dallo Spirito Santo? Sarà forse che al posto di fare le cose secondo Dio cerchiamo di farle nella carne? Punto di domanda. Comunque, Dio è un Dio che restaura. Dio è un Dio che restaura. Dio è un Dio
che di misericordia. Accostiamoci con fiducia al trono della grazia per trovare misericordia. La misericordia è quando Dio ci toglie il male che ci meritiamo. Lo dice la Bibbia, il Nuovo Testamento. Avviciniamoci dunque con fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia. Il trono della grazia è il bene non meritato. Ma io mi devo avvicinare al trono della grazia, perché Dio è seduto sulla grazia, per ottenere la misericordia. Che misericordia di che cosa? La misericordia del male che mi merito, che mi viene tolto per la compassione di Dio. Sì, ma io mi devo avvicinare al trono della grazia. Per che cosa? Per deporre il peccato, per deporre questo peccato che facilmente ci avvolge. Per confessare e dire: Signore, perdonami, perdonami. Ora non devi vivere al piede della croce, perché questo non è grazia. Dobbiamo imparare a vivere una vita in resurrezione. E questo lo ottieni soltanto quando ogni giorno tu impari a portare la croce, cioè il giogo di Cristo, che è dolce e leggero. Dio ti ha già perdonato, adesso hai bisogno di ottenere la misericordia. Confessa i tuoi sbagli, non giustificarli, non utilizzare versetti della Bibbia per giustificare quello che ti hai fatto, perché ogni azione porta una conseguenza. Ma Dio è il maestro di eliminare le conseguenze della tua vita. Quando tu tratti alle altre come tu vuoi essere trattato, quando tu sai abbandonare quel peccato che ti lega. E come ti ho detto, se hai bisogno di un'amministrazione e ricevere questa misericordia, bontà e amore di Dio, ricevere aiuto per essere liberato, puoi contattarci al 329-1748-772 e ricevere un'amministrazione per spezzare quei legami. È tutto gratuito quello che noi facciamo, per quello stai tranquillo, non manifestarti. Bene, vediamo se c'è qualche domanda. Qualche domanda. Vediamo. Scusate un attimo, ecco, chiudiamo qui. Non vedo nessuna. Non ci sono delle domande. C'è del tempo di meditazione. C'è un bel tempo di meditazione. Bene. È una parola forte. Amen. Quei genitori che maledicono i figli, forse non voluti su questi bambini, c'è il proclamare negativo dei genitori? C'è il proclamare negativo dei genitori? Sì, allora sappi che quando tu insegni, se hai un parente che maledice i tuoi figli o la tua vita, un genitore che maledice perché non conosce Gesù Cristo, sappi che benedetto chi ti benedice, maledetto chi ti maledice. Noi abbiamo uno scudo, lo scudo della fede, che permette di fermare questi attacchi del diavolo per mezzo delle proclamazioni del nemico. E per quello, a questo serve la fede, a resistere al diavolo e lui fuggirà da te. È ovvio che queste persone non si rendono conto di quello che fanno, ma comunque noi abbiamo la fede, che è uno scudo che protegge noi e la nostra casa. Bene ragazzi, Dio vi strabenedica e noi ci vediamo domani per un altro bellissimo studio. Vediamo che cosa vedremo domani. Comunque, abbiamo... Dov'è la? Ci sta salutando Alfredo Frigo. Alfredo Frigo vi saluta. Alfredo Frigo vi sta vedendo da vicino. Voleva darvi un'ultima occhiata prima di salutarvi. Guido Sicuro, no? Guido Sicuro, no, Guido Sicuro, c'è stata ieri la domanda di Guido Sicuro. Bene ragazzi, Dio vi benedica e ci vediamo domani con un altro studio. Vi saluta Pasquale. Ciao caro. Eccolo lì. E anche abbiamo anche il saluto della sorella di Pasquale. Ciao! Dov'è? Aspetta che... Ciao a tutti!